Questa credo sia una data fondamentale per il nostro liceo classico, perché sicuramente vengono messe a frutto quelle che sono tutte le nostre conoscenze di tutti questi anni, e quindi la scuola, che spesso viene vista come, non so, un ambiente magari noioso, sicuramente durante questa data si capisce come appunto è un momento estremamente importante, perché tutti gli studenti sono pertanto riuniti e qui sicuramente si fanno conoscenze, e dall'altra parte si condivide quello che appunto è la conoscenza stessa e quindi il piacere di stare tutti insieme. Una data fondamentale per il liceo Casardi di Barletta, che con gli altri 372 licei classici italiani ha condiviso nella serata di ieri la nona edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, e che ha permesso in questa occasione l'apertura delle proprie porte alla cittadinanza. La Notte Nazionale dei Licei è un inno festoso alla cultura classica, con lo sguardo al futuro, e la dimostrazione della passione che anima gli studenti e i docenti impegnati in questo indirizzo di studi. Innovazione e futuro, a partire da solide e profonde radici, sono le parole chiave da legare allo studio dei classici, nell'intento di ribadirne la vitalità e l'universalità. Un evento in cui gli studenti e le studentesse hanno dato vita a laboratori di ogni tipologia, ispirati al mondo classico e al tema di quest'anno, l'arte di saper cogliere l'occasione. Allora, secondo noi è molto importante, sono molto importanti eventi di questo tipo per il classico, per mettere alla prova tutto ciò che studiamo ogni giorno, e vediamo come appunto in tutti questi atelier mettiamo alla prova tutte le nostre conoscenze, molte volte anche mettendo insieme quella che è la letteratura inglese, ad esempio, con il greco. È importante studiare queste materie perché aprono appunto la nostra mente, e invitiamo quanti, ecco, stanno scegliendo ancora la scuola a iscriversi a questo liceo. Poi anche la nostra scuola è un ambiente molto intimo, piccolo, quindi ci permette di socializzare, avere un rapporto più stretto con gli insegnanti, e rende la scuola molto più leggera rispetto magari a quello che si può pensare. L'obiettivo quindi non è solo mettere in pratica ciò che si è appreso nel percorso scolastico, ma testimoniare come la cultura umanistica possa essere ancora una volta protagonista dei nostri giorni.